Buon pomeriggio a tutti, amici miei, un abbraccio a tutti quanti. Oggi voglio fare questo piccolo breve video per il semplice fatto che voglio parlare un po' della Tecna, visto che magari alcuni mi avete scritto per il fatto che vi sembra 2,05, vi sembra un po' troppo come polvere. Non è troppo niente, ok ragazzi? Si usa la borra LB6 col sugherino che fa abbassare le pressioni, ok? Il coso pressorio in canna dei pallini e mettendoci sugherino, va bene? Quindi tranquilli, siete nella norma. E adesso vi voglio leggere una cosa. Allora, di questa borra LB6 si dice che è un'ottima borra, utilizzabile a mio avviso per cariche di cartucce pesanti. Infatti è meglio usare cariche pesanti per i tiri oltre i 40 metri su lunga distanza, ok? Avviso per caricare cartucce pesanti e non leggere. E il primo motivo è già detto che offre un inculo abbastanza morbido. Ok? Poi la riduzione di pressioni, sempre grazie al sugherino interno, di altezza non inferiore a 10 mm. Comunque io ho fatto la Meteora e la Cometa è 10 mm, quindi non guardiamo se di meno poi la Lazzaro. La Lazzaro è una cartuccia, là è 3 mm, ma è tutta un'altra cosa, ok? Parliamo di queste adesso. È equiparabile con col sugherino a una Z2. Qua io ho la LB6 col sugherino, vedete? È paragonabile a questa qui. Dov'è? Eccola. Questa è la Z2 della Baschieri che fanno abbassare le pressioni. Questa qui con lo sugherino è uguale a una borra della Baschieri, quindi non c'è pericolo che le pressioni vanno alle stelle. Poi, questa qui a differenza, questa qui è una SG della Walandi, ok? Questa qui fa un po' alzare un po' le pressioni rispetto a questa della Baschieri. Non so adesso se sono di 30, 40, o massimo di 50 bar, ok? Questa è la borra H13 Magnum, quindi se cercate vedete che questa qui fa alzare le pressioni da 100 a 150 bar, quindi sono parecchie. Quella carica da 2,05 non avrei potuto farla con la borra H13 Magnum, ok? Ecco, per il fatto delle pressioni che sarebbero schizzate a oltre 1000 bar. Quindi tranquilli, va bene ragazzi? Che se, io secondo me gira gira non arriverà neanche a 900 bar. Quella è una carica da 2,05 che se voi constatate la casa della Noble Sport che pratica questa casa, io più o meno l'ho copiata, ok? Giravo, poi l'ho visto, però l'ho provato, ho visto che va bene e io l'ho fatta anche per farvi vedere a voi, ok? Ecco, quindi sicuramente quelle cartucce lì raggiungeranno una velocità di oltre 420 metri al secondo, quello è sicuro, eh? Perché sono proprio studiate per tiri oltre i 40 metri, va bene? Io ho avuto modo di provarla. A 40 metri ve l'ho detto che l'asteroide ha fatto una rozzata pazzesca. Ecco. Quell'altra l'ho sparata con un bacio, la Meteora non ho avuto modo di provarla. Ecco, però ne ho preparato qualcun'altra che la proverò, anche quella per vedere, anche quella, la rosata. Ok? Per animali coriacei, va bene? Bei duri, per tiri veramente su lunghe distanze. Si utilizzano questi tipi di borre qua. La borra tubo, magari essendo, non avendo ammortizzatore, magari quella lì fa schizzare ancora di più le pressioni oltre che all'H13 Magnum, perché magari non ha ammortizzatore quella lì. L'H13 Magnum ha quel pochettino di ammortizzatore, pensate, quella lì già fa schizzare le pressioni da 100-150 bar, eh? Quindi se poi non vi sentite dentro voi non dovete farla, non dovete sparare, però io vi posso garantire che sono nella norma, usando una borra così che fa abbassare ancora col sugherino ancora le pressioni, quindi ve l'ho detto, io secondo me non arriva neanche a 900 bar. Sono sicure, va bene ragazzi? Io non faccio cose che qualcuno si possa fare del male, poi prima cosa che mi farei del male anch'io usandole, quindi non sono così stupido, va bene? Sì, può sembrare 2,05, pensate la carica, dici 1,39, dici 38, però pensate un po', vengono usate per esempio la palla da 2,32 grammi viene spinta con una carica da 2 grammi e 15 la Tecna, sono state fatte cariche anche da 2,20, ok? Anche da 38 grammi, va bene?
Io leggo nei forum e vedo che provano, fanno, dicono. Va bene, ragazzi? Ecco. Adesso io vi, se la trovo, adesso vi faccio vedere, ok? Perché purtroppo è così. Lo so che magari uno magari dà da pensare, però tranquilli, va bene? Allora, volevo farvi vedere, adesso vedo se trovo una bancatura della Tecna, così ve la faccio vedere. Allora. Polvere Tecna. Presso. Ecco qua. Adesso l'andiamo a cercare. Così vi rendete, così sentite anche voi con le vostre orecchie, va bene? Dice, ragazzi, ho fatto bancare una carica, ho fatto bancare la 220 di Tecna per 38 grammi. Le pressioni si aggirano intorno tra i 910 e i 930 bar, ma le velocità sono a 456 metri al secondo. Credevo che fosse buona per me, ma una volta messa nel mio sovrapposto, 687, ho premuto il grilletto, ho avuto un rigulo notevole. Ok, ragazzi? Per questo, vedete le pressioni? Perché ci può dire che è come una baby manual. La baby manual sul fondello, avete visto, sul bozzo c'è scritto max 1050 bar. Questa qui è arrivata a 910, 930 con 220 di pollo. Io non sono arrivato a 220, è solo 205. Poi ho usato una borra, come vi ho detto, la LB6 col sugherino da 10 mm dentro, che fa abbassare le pressioni. Ok? Poi un'altra cosa, quando io dico di non usare i fucili leggeri, non vuol dire che voglio dire che i fucili non sono buoni. È semplicemente per il semplice fatto che un fucile al di sotto dei 3 kg si può sentire magari una bastonata, magari il fucile vi mostra chiaramente chi comanda con il rinculo magari fastidioso, solo per questo. E poi ovviamente anche in fucili magari datati vecchi, con prove di banco magari da 900 bar, magari non succede niente, però è meglio evitare cariche così magari pesanti, evitare di spararle, ok? Solo per questo qui. Non dico che leggeri, perché uno può pensare qualche altra cosa. Ho voluto solo chiedere questi punti di vista, ragazzi, ecco. Quindi adesso poi vedete, poi siete voi, siamo tutti grandi vaccinati, uno se la sente le fa e le prova. Ovviamente i cartucci, come dico sempre, vanno provati sul campo. Io magari qui abbiamo un clima, magari dalle vostre parti è un altro clima. Gli accorgimenti magari vanno fatti, però le cartucce tranquille. Ok, ho fatto le laser, avete visto le laser? Le laser sono le brutte bestie, e sono contentissimo veramente delle soddisfazioni anche di tanti amici cacciatori, di voi che l'hanno sparata e che sono rimasti veramente contentissimi, e mi fa piacere anche a me. È una cartuccia veramente, la laser riuscita come si deve. Quella lì è veramente una brutta bestia. Io adesso vi racconto una cosa, un attimino. Io una mattina, siccome che col sovrapposto, siccome che ho visto un volpone, allora in una canna stretta ci ho messo una laser, e in un'altra era rimasta una cartuccia da 38 grammi numero 5. Ho visto che stava arrivando sto volpone, però dopo non so, io non so che, in un canalone, non so che fine ha fatto, non l'ho visto più, è sparito. Però io a me in quel momento non mi è venuto in mente, ho visto arrivare dei colombacci che si sono fermati nell'altra parte di un vallone, e io ero alla posta e stavo fermo. Dopo un po', magari un quarto d'ora, così non ho visto più niente, tutto era calmo, sono partiti sui colombacci e si sono venuti, per esempio, così dire, lì a pascolare, lì 20 o 25 metri da me, per terra. Cosa è successo? Io ne ho visto, cercavo di vederli dov'era, perché non riuscivo a vederli, non mi potevo muovere perché il colombaccio ha una vista acutissima. Cosa è successo? Uno è venuto verso il canalone, magari pascolando così, rastrellando per terra, e l'ho visto. Cosa è successo? Che io, quando l'ho puntato, come è uscito, che l'ho puntato e gli ho sparato, quando ho sparato io mi sono subito reso conto che il rinculo è stato severo. Ho visto tutto un sacco di fumo per l'aria, non ho visto più niente, un polverone. Cazzo, quando io un attimo ci ho pensato, ho detto, stai a vedere che magari ci ho sparato la laser. Ci avevo sparato la laser perché ho sparato con la canna stretta, la stupidità, quella anche la fretta, invece di tirarci con la canna larga, ci ho tirato una laser. Ma non è successo niente, ragazzi, perché il colombaccio è rimasto là, ha preso due pallini, capito? Uno l'ha preso dalla gola, gli ha tagliato tutto quasi il collo, e un altro gli è passato qua, per dirvi.
due palline a quella distanza, un colombaccio non è grosso, ecco l'effetto che ha provocato quelle cartucce lì, l'ho recuperato lo stesso, ecco, non è che è andata persa la cartuccia, però è stato un errore, pazienza, che devo dire? Cosa vi devo dire? Bene ragazzi, allora avete capito, più o meno ho voluto solo chiarire qualche punto di vista, ok? E il 688 si può dire che è uno degli inneschi più potenti che c'è, va bene per bruciare quella quantità di polvere che viene adottata anche dentro la cartuccia, ok? Ci vediamo poi al prossimo video, magari ragazzi andiamo di cena a fare qualcun altro. Ecco, scusatemi per questo intervento, però più o meno abbiamo un po', ho voluto un po' chiarire un po' la situazione. Va bene ragazzi? Una buona serata, una buona cena a tutti voi e alle vostre rispettive famiglie. Un abbraccio da Vincenzo, un saluto dalla cameraman. Ciao a tutti! E alla prossima ragazzi. Un saluto sempre da questa splendida terra che è la Calabria, sempre con le campane due ragazzi, in gamba.